Benvenuti a questa prima puntata di Fattore D, una trasmissione che la nostra emittente ha fortemente voluto, D ovviamente sta per donna, cercheremo di eh, raccontarvi un po' oh, le storie, eh, le eroine un po' di, di, di tutti i giorni, ovviamente anche personalità del nostro territorio, quindi con delle cariche, ma anche persone un po', un po più sconosciute, meno sotto i eh, riflettori. Proprio per presentarvi questo format io do il benvenuto a Loretta Gianni per il Centro Antiviolenza Pronto Donna che eh, ha felicemente insomma, sposato questo nostro progetto perché lo diciamo subito al termine, quindi seguiteci eh, non solo per la, per la voglia di stare con noi ma perché al termine di questa trasmissione di tutte le altre ci sarà un messaggio appunto, nei confronti delle donne che si possono trovare in una condizione di pericolo e noi gli indichiamo eventualmente eh, chi chiamare e come fare. Questo è un po' anche lo scopo insomma, eh, della nostra trasmissione, portare temi che riguardino le donne ma poi dare anche eh, un messaggio concreto. Diamo il benvenuto anche alla nostra Chiara Sadotti. Sì, la bene. nostra è una redazione assolutamente al sì, femminile. Cogliamo l'occasione anche per salutare Laura, che è l'altra parte femminile della nostra redazione. Poi c'è anche Marco, ma insomma Edoardo. Però ecco, siamo in maggioranza. Ecco se proprio <ride> la vogliamo dire così: siamo in maggioranza. Eh, la storia di Chiara sarà la prima che racconteremo. Nelle storie un po' di tutti i giorni, tu sei sotto i riflettori ma ci sei come giornalista, non come donna. Dietro la telecamera di solito. Esatto, di solito. <ride> anche dietro la telecamera. Infatti, quello è un aspetto che racconteremo. Lei, devi sapere Loretta, che fa anche l'operatore, o l'operatrice, non so in questi casi come bene, si può... Eh, insomma, la camera women invece che la camera men. Ecco. Allora, Loretta, iniziamo questo percorso. Noi ci siamo dette, insomma, di raccontare le storie... Eh, delle donne e di raccontarle eh, con delle sfumature che appunto eh, spesso non sono sotto i riflettori, ci sono tanti aspetti ancora che riguardano l'universo femminile e che insomma non vanno come dovrebbero andare, eh, ad esempio io, una cosa banale, dire, a me dicono direttrice, ma insomma io sono il direttore <ride> e rivendico il, il termine al maschile, ma non lo faccio perché ecco Perché c'è un motivo particolare, ma proprio perché vorrei rimarcare, con questa, chiamiamola pur stupidaggine, è il fatto che il lavoro solitamente di un uomo lo può fare una donna. Ecco, partirei proprio da questo concetto, dalla carriera con voi abbiamo trattato anche il tema della violenza economica, che è un è po' un più tema, sconosciuto. Assolutamente, la violenza economica in questo momento come forma espressiva di, della violenza sulla donna da parte del, dell'uomo. È una, un tipo di violenza che è in crescita. Non si sa bene se come dire, è in crescita perché sono aumentate in realtà le violenze di questo tipo oppure perché abbiamo gli strumenti per riconoscerla. Mentre prima, diciamo così, veniva data un po' per scontata anche la dipendenza economica della donna all'interno del nucleo familiare. Ecco, con l'emancipazione della donna che insomma ha fatto lunghi passi su questo campo, eh, viene da domandarsi ancora oggi a che punto siamo e quanta strada ancora dobbiamo fare, perché è vero eh, che è fondamentale mettere l'accento su quanta strada è stata fatta, ma è anche importante avere la consapevolezza che ancora c'è tanto da lavorare e il contributo di ciascuno di noi può veramente fare la differenza. Ho detto ciascuno eh, in termine come dire, maschile generico, proprio perché è importante anche il contributo degli uomini in questo momento eh, per riconoscere anche i diritti delle donne e eh, dar loro spazio all'espressione di questi diritti Ecco, tu eh, come donna hai fatto fatica a fare carriera eh, Certo, cioè, perché mi sono avvicinata 15 anni fa al centro antiviolenza perché come donna avevo ben chiaro cosa significasse la violenza sulle donne, l'avevo vista l'avevo subita senza saperlo perché si tratta di tante forme come per esempio la violenza psicologica oppure delle forme sottili di per esempio esclusione anche da dagli ambiti professionali, per cui diciamo che in genere si, conosce, si riconosce, quando è una forma meno evidente, da un certo mal di pancia che ti viene. Ecco. Per cui ecco, invito le donne, ogni volta che sentono quel fastidio, a valutare e leggere bene quello che sta accadendo loro, perché con molta probabilità stanno subendo una forma di discriminazione che magari non è molto evidente. Anzi, oggi come oggi... Eh, sono maggiori queste forme espressive della violenza, quelle meno riconoscibili, per cui è vero che è importante proprio sviluppare una sensibilità anche come cittadini e cittadine. Per cui sì, ho sentito il bisogno di andare al centro antiviolenza proprio perché eh, conoscevo la questione e volevo dare il mio contributo eh, di, 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 di donna che in qualche maniera era riuscita a superare certi ostacoli, certe difficoltà e mettere al servizio la mia esperienza di altre donne che in quel momento magari avevano bisogno di supporto, di sostegno. Per cui di cosa posso parlare? Della mia difficoltà per esempio al rientro della maternità, okay. al lavoro, perché lo scenario era completamente cambiato, le dinamiche interne altrettanto e al di là del fatto che una donna comunque... Deve un pochino, è un po' più arrugginita, deve riprendere certo. il ritmo, ma quello è marginale, perché ce l'abbiamo le capacità di, di rimetterci in moto con molta rapidità, è proprio il contorno, l'ambiente, eh, la, la situazione, lo scenario che era cambiato, per cui è stato molto difficile, e ancora oggi, ancora oggi le donne che scelgono di avere una maternità, che non è obbligatoria, voglio dire, per una donna è no, una scelta certo. importante che venga rimarcato questo, le donne che scelgono di fare questo spesso si trovano ancora oggi a dire o la maternità, la genitorialità o il lavoro. Sarebbe già importante parlare di genitorialità e non di maternità, secondo sì, me. Ora, Assolutamente, eh. l'ho detto prima: il contributo sì. degli uomini a questa mobilità. La mobilità, secondo me, deve passare molto dal mio punto di vista dal linguaggio. Io credo invece molto in un mutamento sì. del linguaggio che porta a un mutamento della società. Assolutamente concordo. E parlare concordo. di genitorialità secondo me alleggerirebbe il carico familiare ma anche poi culturale e di tutta insomma la società. Il, dico, vado, il carico si forto, fa qualche passo in avanti. Mi viene una perla, scusate, a proposito di questo, ancora oggi sentiamo gli uomini soddisfatti orgogliosi che dicono io aiuto in casa. Ecco già questo è, è mentalmente... Ce ne sono, eh? Ce ne sono. Sì, sì, Ce perché ne sono pensano, pensano con questa frase di essere voluti. Invece... Proprio in un, in un concetto di bigenitorialità e di suddivisione dei compiti in maniera, diciamo così, anche concordandola però eh, in maniera paritaria, eh, se tu ti poni come quello che aiuta, è evidente che il carico maggiore è sulla donna perché tu dai il co tuo contributo aiutandola eh, quando puoi, se lo vuoi, se è il momento. Invece, ci sono cose che vanno fatte tutti i giorni. Sono tante. Ma guarda, parlando di linguaggio, una. Cosa che mi ha fatto riflettere è il significato di scuola materna, adesso non si parla più, si parla di scuola dell'infanzia, ma fa proprio capire come dei piccoli passaggi linguistici possono portare poi a un cambiamento. Cioè la scuola materna è un carico dello stato della società che prende la mamma, ma non deve essere quello, dai tre a sei anni non è un carico materno, e la mando alla scuola materna che sopperisce. Alla Alle mancanza, alla mia mancanza. Però si è parlato perché perché magari... di scuola materna e questo eh. è il significato. Ma Quella, infatti, anche non il si che vive in questo momento eh. si sente che. Sì, sì, si sente che sì. Sei... <ride> Però già parlare di scuola dell'infanzia, insomma, è un carico sì, di Sì, sì, le parole contano, contano le parole contano, sono importanti. Ecco, mi porto su un altro tema, siamo già insomma, un po' avanti con il tempo. Le parole contano, Loretta, anche e soprattutto, noi siamo due donne, due giornaliste nel mondo della comunicazione, quando si deve parlare di violenza. Sì. Eh, ci siamo spesso anche confrontate con il centro antiviolenza nell'utilizzo dei termini eh, e nel trattare anche notizie che poi riguardano purtroppo anche il nostro territorio eh, la morte insomma di donne per mano del compagno o del, del marito su questo abbiamo fatto passi in avanti o indietro perché i social network, il web chiunque alza la mano, digita qualcosa e... io per natura sono ottimista, poi okay. è chiaro il pessimismo della ragione c'è sempre però io lo vedo un cambiamento anche, un'attenzione, ma anche il fatto stesso di domandarsi no? ma quale parola sarà più giusta per descrivere questa cosa. E quindi già eh, c'è un'apertura mentale ed è fondamentale evitare quella che noi chiamiamo la rivittimizzazione esatto. nella narrazione, appunto, dell'episodio violento e evitare per esempio che si mettano in risalto potenziali giustificazioni all'atto. Contro la violenza sulle donne è importante chiarire che dobbiamo dire di no. Una parola semplice, senza bisogno di interpretazione. Senza se, senza ma. Sì, senza eh, Chiara, eh, nella tua insomma, esperienza professionale, ti è capitato di confrontarti con te. Ecco, come si fa? Cioè, io a volte ho fatto fatica, lo dico con molta serenità, a distaccarmi da una notizia di questo genere. Eppure lo dobbiamo fare, perché ovviamente dobbiamo essere. Una parte terza no? rispetto a chi ovviamente è coinvolto. Noi siamo ovviamente obbligati poi a una formazione professionale, ma insomma al di là, io andrei un po' più alla sostanza, sì. ecco, si riesce a distaccarsi e soprattutto trattare una notizia di questo genere con una sensibilità che oggi c'è, insomma, eh, che cosa aggiunge? Ma innanzitutto raccontare nella cronaca nel modo più oggettivo l'accaduto e al di di là di ogni giudizio è sicuramente quello che, che dobbiamo fare quotidianamente, in questi casi forse più che mai senza difficile ma non scendere nel dettaglio, nel pruriginoso che è un po' poi quello che alla fine invece in tanti cercano soprattutto in queste storie, basti guardare i titoli che si danno, gli aggettivi che si scelgono per raccontare questo tipo di storie. Ecco cercare di avere una sensibilità in più, un'attenzione in più, poi ovvio che ti toccano tante storie e uno se le porta a casa, però quel sentito forse non dovrebbe essere trasmesso. Esatto, sì, questo è un po' il, il nostro ruolo. Parliamo un attimo allora proprio del centro antiviolenza, perché. Esiste fisicamente, intanto, diciamolo, c'è un ufficio, c'è un indirizzo, c'è un recapito, c'è un numero di telefono. Cosa trovano le donne che alzano la mano e speriamo che siano sempre di più perché è proprio l'aspetto più difficile sì. nel centro antiviolenza? Eh, ecco, quando riescono a telefonare, eh, trovano immediatamente una operatrice formata. Che in qualche maniera riesce a fare le domande giuste, intanto a individuare anche la gravità di violenza che sta subendo, perché quello che noi eh, dobbiamo capire è eh, se è una situazione a rischio vita. Ecco, è se il è primo una aspetto. È il primo aspetto, perché se si tratta di questo dobbiamo mettere in campo tutta una serie di interventi che sono in, in emergenza, che coinvolgono ovviamente un numero di persone cospicuo, l'attivazione della nostra casa rifugio. Di indirizzo segreto, se invece diciamo così, eh, non c'è un rischio alto, eh, da, da, da quelle mh, frasi, domande che sono il dia 5 che somministriamo durante questa prima telefonata, il nostro scopo è quello di dare alla donna un appuntamento in presenza, l'abbiamo fatto anche online quando purtroppo era il periodo del COVID. Pandemia. È stato molto faticoso, però l'importante è che la donna riesca a venire al centro in modo tale che si inizia quello che noi chiamiamo il percorso di uscita dalla violenza. Il primo appuntamento individua ancora meglio la pericolosità del momento eh, che sta vivendo la donna e quindi la possibilità di eh, attivare vari tipi di percorso, a seconda se il rischio è medio, basso o alto ma il cuore appunto del nostro intervento è proprio il percorso di uscita dalla violenza che è un percorso lungo, purtroppo ad ostacoli anche istituzionali a volte e questo percorso prevede eh, perché a volte troviamo difficoltà, per esempio, se la donna eh, deve integrare una denuncia oppure se la denuncia non l'ha fatta, prima bisogna capire eh, tutta la situazione perché nel momento in cui la donna fa la denuncia poi è importante che sì, si può integrare, però è importante proprio definire il tipo di violenza, quanto te, da quanto tempo dura, perché poi in aula di tribunale, se la cosa va avanti a processo, la, la denuncia diventa uno strumento fondamentale eh, certo. per poi raggiungere dei risultati concreti che sono molto difficili sempre da ottenere, perché per esempio banalmente la violenza psicologica non si dimostra. Eh, come la dimostri? Non giusto? si dimostra, certo. nessuno. Cioè, nessuno... Le percosse hanno dei lividi, ma. Esatto, eh. e nessuno la considera erroneamente perché poi fa dei danni che a volte sono molto più profondi, lesivi della violenza fisica, che la vedi e poi guarisce la ferita, è vero, rimane una ferita eh, all'interno della donna, però la violenza psicologica è quella che piano piano, goccia dopo goccia, ti va a togliere proprio l'autostima, la capacità di reagire. La stigmatizzazione della donna che subisce violenza di genere sul fatto che a volte può essere confusa, per esempio, va letta proprio nell'ottica del vissuto traumatico della donna. Non eh, sei così, allora ti accade quello che ti accade. È il contrario, sei così perché ti è accaduto tanto nell'arco della vita, nell'arco degli anni, nei mesi. Per cui... Io ho sentito a volte una frase, Loretta, un po' ricorrente. Le donne devono smettere di fare le croce rossine. Ma che ah, significa? No. Sì, anche questo è un po' uno stereotipo, eh, no? Eh, chi di noi nella, eh, nella propria vita affettiva ma non ha avuto il relazionanza? fare relazione... o cambiare o migliorare il compagno che abbiamo accanto, cioè, non significa certo. che poi io mi debba esporre comunque a una, a una violenza, cioè, nel senso, non è eh, una so... frase tipicamente di rivittimizzazione, è eh, 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 anche un solito racconto maschile, o comunque eh. da un punto di vista maschile, ma con... l'ho sentito dire anche da donne. Eh, eh, sì, allora, certo. però eh, forse quindi... in una cultura eh, brava, ancora sì, da una cultura, sì, molte donne maschiliste. Ahimè. Ecco, mi no, so se è una sensibilità che ho come dire, colto solo io, che insomma, mi, lì per lì mi ha stonato questa cosa, dico ma forse stona solo a me, eh, però sì, ecco sì, mh, assolutamente. quello che stavi dicendo tu, cioè non sei così e quindi ti accade esattamente, esattamente il contrario, che era un concetto complicato forse anche da trasferire anche magari certo. in televisione, però è giusto che è bello che tu lo porti perché... È, è, non è così facile da leggere, ecco una, diciamo che mi permette, una sfumatura di questo genere. Sì, mi permette di far capire quanto è importante che le, le operatrici che si occupano di violenza di genere sì. abbiano quella formazione che poi permette loro appunto di decodificare anche tutta una serie di comportamenti che normalmente vengono stigmatizzati. Ecco. Cioè, Come si porta una, un lavoro di questo genere, o se si porta nella vita privata, in famiglia, con i figli? Ma guarda, con un compagno io quando ho approfondito io ho due figli maschi intanto eh. ci tengo a precisare che mi adorano io eh, okay. sono orgogliosa di loro è la cosa veramente reciproca anche per il mio impegno sociale insomma okay. sono proprio orgogliosi e ci tengo a dirlo che si definiscono loro Femministi, ecco. è una parola che è divisiva, me ne rendo conto, però è importante anche far comprendere che il femminismo non è il contrario di maschilismo. Il femminismo è un movimento culturale che prevede la parità, il maschilismo invece prevede la superiorità dell'uomo. Per cui ecco, anche questa chiave l'ho voluta citare, questa cosa. È fondamentale in questo momento storico che ci siano più uomini a favore di una. Di, di, come dire, di una parità di genere, che si traduce con questa parola che un po avviene, viene un po' demonizzata, però, mh, nella sua natura, nel suo significato, ha un significato molto, molto importante. E anzi, il fatto che venga un po' trasformato il significato di questa parola sì, mi fa riflettere un'accezione a volte negativa di mi parte fa che comunque insomma richiama un movimento sicuramente là nel tempo eh, però ecco sì questa è una lettura moderna insomma, assolutamente del moderna è una lettura moderna, moderna. moderna. Eh, siamo quasi agli sgoccioli ricordiamo che al termine di ogni nostra trasmissione ci sarà un messaggio del centro eh, antiviolenza allora l'altra cosa che a me faceva molto piacere rimarcare è questa cioè, capitato no, in redazione di, di ricevere messaggi di donne che chiedevano aiuto, sì. come ci può essere capitato, ma questo come cittadine, non solo come giornaliste, di sentire un urlo, di sentire eh, un trambustio magari nel, nell'appartamento accanto? Eh, che si deve fare in questi casi? Chi, chi, chi risponde? Chiara, Loretta? Tutte e due? Ma sì, rispondiamo tutte e Beh. due, perché poi sono esperienze personali. Esatto. No? Se uno ha come dire, un background che può permettergli di, di leggere con più attenzione, però sono sensibilità alla fine, no? se senti... Ecco, l'indifferenza credo che sia il male più grande della nostra società, per cui cerchiamo di sviluppare invece quell'empatia. E anche, secondo me, è... Un cioè uno sguardo, cioè, ovviamente non si può sostituirci. Non possiamo prendere il telefono e chiamare, Caracetto. bisogna vedere che livelli raggiunge è, questa, eh, che questi rumori. Occhi. Però certo. magari incontrarla per le scale, la signora, e dire se, se, se hai bisogno di aiuto io ci sono. Ecco, senza sostituirsi perché viene vissuto come un'intromissione. Ecco, perché deve essere poi la donna a sostituirsi. Forse non abbiamo neanche, anche se noi siamo giornaliste formate e tutto quanto, ma c'è capitato abbiamo indicato ovviamente il centro antiviolenza. Brave Perché non, non abbiamo una formazione tale no, da magari possiamo fare anche un danno maggiore. A contare la tutto. storia forse a volte non è. Eh, questo era anche controproducente. Eh, Assolutamente, esatto. questo ecco, è importante quello che hai sottolineato, perché eh, anche dire guarda non sei sola, ti puoi rivolgere, questo è il numero, oppure se vuoi ti accompagno la prima volta, ecco, beh, però quel, quel sostegno minimo all'inizio credo che sia. Anche perché una rete è fondamentale, perché insomma, la cronaca sì. ci ricorda quasi quotidianamente che la denuncia sì è fondamentale, però a volte le tragedie accadono e forse con una rete più solida alle spalle insomma, potrebbero... Per lo meno essere evitati ci sono tanti. Provare a essere evitati. Provare, sì. Senza sì. una rete, però è ancora più difficile. È fondamentale quello. Cioè, è un vuoto che Hai sicuramente ragione. andrà colmato, qualcosa, insomma, ancora c'è da fare in avanti, ma una no. rete alle spalle può aiutare. È La nostra trasm trasmissione scava un po' anche nel personale. Ti ringrazio di averci detto questo tratto tuo: cioè due figli maschi. Allora, Loretta, l'ultimo messaggio: guarda, in telecamera, rivolgiti al mondo maschile. Ah, Qual è il messaggio che, che ti piacerebbe che ascoltassero? Ma eh, sì, mi rivolgo agli uomini, a quegli uomini che ogni giorno eh, fanno, eh, hanno dei comportamenti non discriminatori, ogni giorno eh, danno il loro contributo, che diventino dei modelli di riferimento, che diventino eh, quelli da imitare. Eh? Che, che escano anche un po' da quell'anonimato perché a volte c'è il timore no? di rompere degli schemi di quel macio di quella mascolinità tossica che ormai non, 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 va, più non di moda. va più di moda <ride> più per di cui moda. uscite uscite e state al nostro fianco grazie allora a Loretta Gianni grazie al centro antiviolenza pronto donna per aver sposato grazie questo nostro progetto la prima trasmissione si chiude qua era un po' anche per presentare insomma, il nostro format e scendere un po' più nel dettaglio del centro antiviolenza. La, la prima donna che avremo felicemente ospite sarà la nostra Chiara, che ha una storia personale molto bella, secondo me anche professionale, sono un po' di parte, ma insomma tant'è. <ride> e quindi grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito e ascoltate anche questo ultimo messaggio davvero molto importante. Arrivederci. Se sei vittima di violenza di genere, chiamaci. Da noi troverai accoglienza, sostegno, protezione. Siamo ad Arezzo, in piazzetta delle Logge del Grano numero 15. Per informazioni e appuntamenti, ci puoi chiamare al numero 0575 35 50 53. Oppure puoi inviarci una mail all'indirizzo info chiocciola Ricorda, c'è un numero gratuito antiviolenza e stalking che puoi comporre in qualsiasi momento. È il 1522.